oggi come oggi ancora non sfonda come si dovrebbe, è molto copiato. Ma oggi sì, è giusto quello che dice lei. Io sono oggi qua al MICAM, qua con i marchigiani, perché è una regione che merita e che guardiamo con molta attenzione come Lega, e che stiamo portando avanti delle iniziative con altre forze politiche, ma soprattutto per quello che ha detto poc'anzi il presidente Ciccola. Il Made in Italy è una cosa indispensabile per questo paese se vuol riprendere un'economia per un prodotto interno, che è indispensabile incrementarlo e mettere in movimento questa ricchezza, che è la ricchezza del futuro, perché questo paese si salverà se al proprio interno metterà in moto questa filiera di economia molto importante. E le Marche deve essere protagonista, e siamo qui proprio per questo motivo, perché non solo, naturalmente, come molti marchigiani sanno, ci candidiamo al 2020 alla guida della regione, ma ci candidiamo a stare vicino agli imprenditori che ancora oggi, soprattutto nella nostra regione, per quanto riguarda il credito, per quanto riguarda i servizi, ben poche sono le risposte. Il presidente qui, in un modo molto signorile, come dico io, ha fatto capire le difficoltà. Nella sua veste di presidente non poteva fare che diversamente, però noi siamo in fortissima difficoltà. Noi stiamo chiedendo da diverso tempo, e adesso lo presenteremo al ministro del lavoro, delle zone franche per quanto riguarda la regione Marche, dove naturalmente ci siano forti incentivi per quanto riguarda gli imprenditori, ma a lungo termine, in modo tale che si crei il problema occupazionale per affrontare il problema del lavoro, perché il problema del lavoro è ricchezza. Se non c'è lavoro non c'è ricchezza, naturalmente è il famoso gatto che si morde la coda. Noi cerchiamo di stare vicino, abbiamo sposato questa idea del presidente, che sta lavorando da tantissimo tempo per questo progetto del Made in Italy, perché possiamo a quel punto veramente parlare anche di occupazione, perché i prodotti marchigiani e quelli in modo particolare della zona del calzaturiero nostra, della provincia di Fermo e Macerata, devono andare sul mercato come leader mondiali. C'è una scarpa di interesse di medio alta, perché porta ricchezza, non è la scarpa che fanno tutti oggi nel mondo, come diceva il presidente Ciccola. Dobbiamo scommettere su una grande scarpa, un grande look, perché questa è la soluzione, questa è la risoluzione del problema per questa nostra comunità marchigiana e per il paese. Se non è Italia, se non arriviamo a questo, credo che le nostre battaglie sono battaglie perse. Noi ci scommettiamo, siamo convinti, come dice Matteo Salvini, il governo del buonsenso. Noi siamo un governo del buonsenso per quanto riguarda le Marche, per dare un contributo, per dare naturalmente agli imprenditori quella linfa che oggi è indispensabile più che mai.